Siamo con Silvia De Ponti della Polissenago, commentiamo una partita da parte vostra perfetta, solide dietro, avete concesso pochissimo, davanti molto ciniche. Come, da dove è arrivata questa voglia dopo 3 sconfitte consecutive? Diciamo che il 2019 non è iniziato proprio nella maniera migliore, e c'eravamo un po' demoralizzate, però ci voleva questa vittoria. E niente, quest'anno siamo un po' contate, ma il gruppo c'è, è un gruppo bellissimo e dobbiamo continuare così fino alla fine. E questa partita, sì, avevamo tanta voglia all'inizio, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto fatica a segnare, abbiamo tirato molte volte in porta e alla fine ce l'abbiamo fatta. Una partita importantissima anche alla luce della sconfitta arrivata nel recupero contro il Don Bosco Carugate, che forse in questo momento vi dà un po' di rimpianti, perché con una vittoria domenica forse il discorso salvezza era chiuso. Sì, esatto, cercavamo una vittoria nel recupero di mercoledì e non è arrivata, e ce l'abbiamo messa tutta oggi e ce la metteremo tutta fino alla fine del campionato per salvarci. Con questa vittoria avete conquistato qualche punto di margine, vi sentite tranquille o ancora lunga? Tranquille no, però ce la metteremo tutta, il gruppo è questo e ce la metteremo tutta così anche se siamo in poche. Complimenti, grazie mille, in bocca al lupo. Crepi, grazie, ciao.